Allora, iniziamo a fare le prove allergiche, quindi prima cosa dobbiamo detergere la pelle con l'alcol. Aspettiamo un attimino che si asciuga. Facciamo dei segni per individuare dove mettere gli allergeni. Prendiamo questo scarificatore e iniziamo a fare le scarificazioni, che non sono assolutamente dolorose. Finito di fare le scarificazioni, goccia di allergene su ogni scarificazione che è stata fatta. Quindi che stiamo mettendo sono dei pollini, quindi allergeni stagionali. Sull'altro braccio invece metteremo gli allergeni cosiddetti perenni, quindi polveri, muffe, derivati epidermici. Quelli che stiamo mettendo adesso sono polveri, derivati epidermici di cane, di gatto. Per ultimo mettiamo l'istamina, che è una sostanza che serve per riferimento, è quella che hanno le zanzare, quindi deve gonfiarsi. Questi si deve gonfiare per forza. Se qualcuno di questi si gonfia nello stesso modo, vuol dire che è positivo. Invitiamo la paziente ad andare in sala d'aspetto, così per 20 minuti e poi la richiamiamo. Grazie.